Di solito quando la domenica vengono proclamate, la parola viene proclamata, la parola del Signore, di solito la prima lettura si avvicina al Vangelo. La seconda lettura, che spesso sono lettere di San Paolo, fa un discorso tutto suo. Invece stasera, in questa liturgia, possiamo dire che le tre letture si legano, perché tutte e tre letture, quindi la prima, la seconda e il Vangelo, ci parlano della stessa cosa. Finiva la prima lettura, il profeta Abacuc diceva: soccorre colui che non ha l'animo retto. E poi dice: mentre il giusto vivrà per la sua fede. San Paolo, che scrive a Timoteo, dice: alla fine custodisci il bene prezioso che ti è stato affidato. E prima diceva, sempre a Timoteo: prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l'amore. Quindi questo bene prezioso è l'insegnamento di Paolo, è la fede e l'amore. E nel Vangelo si parla anche della fede. Signore, accresci in noi la fede. Quindi la parola del Signore oggi ci parla appunto della fede, che sembra un argomento facile, scontato, perché se noi diciamo: hai la fede o non hai la fede, noi diciamo sì, credo nel Signore, oppure no, non ci credo. Perché la fede per noi è solo credere nel Signore. Ma non è così. Perché gli apostoli chiedono a Gesù di aumentare, no, accresci la nostra fede? Perché prima Gesù aveva detto un'altra cosa. Noi siamo dal versetto 5 al versetto 10 del capitolo 17 di San Luca. Però nei primi versetti Gesù ha chiesto una cosa non tanto bella, umanamente parlando. Cioè Gesù ha detto agli apostoli: se tuo fratello, se qualcuno sbaglia 7 volte al giorno, tu lo devi perdonare 7 volte al giorno. In un altro passo dice 70 volte 7, no? E quando Gesù dice agli apostoli questo, gli apostoli che si conoscono, non sanno che dire, non sanno proprio che dire. Allora dicono: Signore, aumenta la nostra fede. Che nel Vangelo è come possiamo dire un'invocazione, perché c'è il punto esclamativo, non c'è il punto interrogativo, quindi non c'è il punto di domanda, non è una domanda. Però noi pensiamo che questa invocazione è una richiesta che gli apostoli fanno: Signore, aumenta la nostra fede, aumenta la mia fede. E a Gesù sembra che questa cosa non gli interessa, quello che chiedono gli apostoli. Perché? Perché lui non dà una risposta. Vedete, in un altro passo di Vangelo gli apostoli dicono: Signore, insegnaci a pregare. E Gesù gli dice: ora vi insegno come dovete pregare. Quando pregate, non sprecate parole, non dite parole che non servono, ma quando pregate dite: Padre nostro che sei nei cieli, eccetera. Quindi qua, quando gli apostoli gli dicono: aumenta, accresci la nostra fede, la risposta che si aspettavano fosse gli apostoli, ma non ce l'aspettiamo noi, è che Gesù doveva dire: ecco, per aumentare la fede dovete fare questo, questo, questo. Invece Gesù questa cosa non la fa.
Gesù parte dalla fede degli apostoli, che è piccola. Però con quella fede piccola che hanno, forse vacilla, possono fare tante cose. Infatti Gesù dice: se avete fede quanto un granello di seme, che è piccolissimo, il seme del senape è piccolissimo, se lo mettiamo nella mano neanche si vede, però diventa un grande albero. E Gesù dice: se voi avete la fede così piccola, potete fare cose che neanche immaginate. Perché pensate voi all'albero di gesso, che è uno di quegli alberi che ha le radici profonde, è bello grosso, noi ce n'abbiamo uno qui dietro, che è enorme. Come possiamo dire all'albero: vattene da qui e vattene in mezzo al mare? Ma pensate voi, se venite nel nostro giardino e gli dite all'albero: scina l'ometta madre. È una cosa impossibile. Però con la fede, anche se piccola, noi possiamo fare grandi cose. Allora, che cos'è la fede? Ecco perché Gesù non dà una risposta. Cioè non dice quello che gli apostoli si aspettano, perché la fede non è un fare, ma è un essere. Le opere, ce lo dice pure San Giacomo nelle sue lettere, le opere dicono la mia fede, ma la fede non è un fare, ma è un essere. Cosa significa avere fede? Significa accogliere il Signore nella mia vita, avere questo rapporto intimo, questo rapporto di amore con il Signore. Allora non può esserci la fede che aumenta e diminuisce, o c'è o non c'è la fede. Quando a me dicono: ma io sto diventando ario, io incomincio a non credere. Non hai mai creduto, o meglio, forse vede, ma non hai mai avuto fede. O quando dicono: voi preti, no, ci fate perdere la fede. Non ce l'hai la fede. Credi che il Signore è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, credi che Gesù è morto sulla croce, credi che Gesù è risorto, credi, ma non hai la fede, cioè non accogli il Signore nella tua vita, non vivi questo rapporto intimo, perché se io ho la fede non la posso perdere. Se io ho la fede, cioè se io credo che Dio è mio Padre, che Dio si prende cura di me, che se io vivo questo rapporto intimo con il Signore, allora non posso vacillare. Oggi pomeriggio, pensando proprio a questo Vangelo, pensavo proprio al Salmo del Buon Pastore, no? Il Signore è il mio pastore, mi conduce ad acque tranquille, ai verdi pascoli, e anche se vado in una valle oscura, io non temo alcun male. Questa è la fede. Proprio oggi pensavo: ma come posso capire la fede? Mi viene in mente proprio questo salmo: anche se vado in una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Vedete, i grandi santi, proprio grandi santi, pensiamo per esempio una Madre Teresa, non è lei che ci chiama, una Madre Teresa, per esempio, che ha vissuto tanti anni il deserto, no? La notte spirituale, il deserto spirituale, non sentiva la presenza del Signore. Lei, che ha sentito anche la voce che gli ha detto come doveva fondare, i grandi santi hanno sempre avuto
dei momenti di buio, notte spirituale, ma non hanno mai perso la fede. Non sentivano la presenza del Signore, ma non l'hanno mai persa. Sono grandi santi. Ecco la nostra fede. E se il Signore è con me, se io accolgo il Signore, se io vivo questa comunione con il Signore, che non significa stare tutta la giornata così in preghiera, ma quello che io faccio, quello che io vivo, lo faccio per il Signore, con il Signore, lo faccio nel Signore, allora la mia fede viene sempre più rafforzata. E se è piccola, cioè se questo amore a volte non è intenso, non è come lo penso io, se questo amore a volte vacilla, a volte è infedele, ma c'è, io posso fare grandi cose. Perché è il Signore che agisce, perché io gli do la possibilità al Signore di agire. Altrimenti anche la parabola che Gesù dice dopo sembra fuori luogo, di questo padrone del contadino, sembra fuori luogo, se parliamo di fede, di una cosa spirituale, che c'entra sta parola? Invece c'entra, perché Gesù sta dicendo, la fede mi porta a fare cose straordinarie. La fede mi porta a fare delle cose per amore del Signore e non mi aspetto la ricompensa. Quando Gesù dice, alla fine dice siamo servi inutili, non vuol dire che noi dobbiamo dire non serviamo a niente, non punto. O come si diceva una volta quando c'era la lira, non vale una lira, ora forse non vale un centesimo. Non è questo essere inutili, perché l'azione, qualsiasi azione io faccio nel Signore è sempre utile, è sempre utile. Ma quello che faccio lo faccio per amore del Signore e sono inutile, cioè non mi devo aspettare un utile, una ricompensa. Non me lo devo aspettare. Poi il Signore mi ricompensa perché è grande nell'amore, è generoso, non si lascia vincere in generosità, ma non me la devo aspettare. È un po' come quelli che cercano la grazia del Signore e fanno novene su novene, processione su processione, pellegrinaggi su pellegrinaggi, ma li fanno perché si aspettano la grazia. Fanno bene, ma lo devono fare per il Signore. E poi tanti, lo diremo domenica prossima, tanti di questi sono quelli che ricevono la grazia e poi non ritornano indietro a dire grazie al Signore, no? Domenica prossima ci sono i 10 lebbrosi. No, invece, ecco, oggi Gesù ci sta dicendo questo. Allora noi ci dobbiamo chiedere quanto è la mia fede. E se non la vogliamo mettere nel discorso di quantità, perché altrimenti ci possiamo anche confondere, quanto sono fedele? Quanto io amo il Signore? Quanto lo sento nella mia vita? Quanto io vivo questa intimità con il Signore? Allora ha senso dire al Signore, accresci in me. Aumenta la fede, cioè fa che io ti ami ancora di più di quanto ti amo. E questo amore non può avere un limite, ma quindi ogni giorno voglio amarti sempre di più, senza diventare poi esaltato. Però ecco, l'amore del Signore, allora io ho fede, e quindi se vado in una valle oscura, cioè le difficoltà che io incontro nella vita non mi fanno paura, umanamente sì, però non mi fanno paura, non mi tolgono la pace, non mi tolgono la serenità. Perché? Perché il Signore è con me e con Lui io non temo alcun male.
Sia lodato Gesù Cristo. Amen.